Per la prima volta la stella cometa si è fermata fuori del Sannio, portando la luce della speranza e il messaggio universale della pace. La sera di Santo Stefano tutta la comunità è scesa sulle stradine del borgo, addobbato con i colori della festa, illuminato da torce e candele, per vivere con emozione ed un pizzico di orgoglio la prima edizione della Natività, in un'atmosfera natalizia mai vista sotto questo cielo, ad accogliere il Messia. La riproposizione della Notte dei Tempi, perfettamente scenata tra i vicoli sotto l'antico castello, ha rispettato i canoni della tradizione cristiana. Non solo una grande attrattiva turistica, ben organizzata, che ha richiamato migliaia di persone. L'intenzione dei volontari della Proloco in realtà è stata anche quella di favorire un grande momento di aggregazione tra i cittadini, superando ogni barriera sociale. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli abitanti del paese, soprattutto nella realizzazione, nella preparazione, nella fase preparativa. Infatti tutti i costumi sono stati realizzati completamente a mano, utilizzando solo materiale di recupero. Abbiamo proprio cercato di coinvolgere tutta la popolazione per farla sentire partecipe di questa manifestazione e farla sentire parte viva di questo paese. Speriamo di esserci riusciti. Certo, è una prima edizione, va assolutamente migliorata, però insomma siamo contenti anche solo del coinvolgimento delle persone e della disponibilità che ci hanno dato. 25 le postazioni dove è stato possibile scoprire tra le mura di vecchie stalle e fondaci vissuti i personaggi del presepe vivente: mestieranti, massaie, sarte, falegnami, mercanti e contadini. Immancabili le musiche natalizie della Zampogna e le icone della rappresentazione sacra, i re magi, i dottori del tempio, e circondato da bellissime danzatrici, Erode. A vestire i panni di Gesù bambino dentro la capanna della Natività, Nathan Patete, un bimbo di 9 mesi, figlio di una giovane coppia di Forlì del Sannio. Un esordio suggellato dalla presenza di tanti cittadini dell'Interland di Sernino, ma anche da molti turisti del vicino Alto Sangro. Tutti ammagliati dalla straordinaria ospitalità dei protagonisti, non disdegnando le specialità preparate dalle volontarie. 25 litri di cioccolato caldo, 45 litri di vin brûlé, 700 scorpelle e 500 ferratelle. Il direttivo della Proloco, incassato l'inaspettato consenso, già studia novità da inserire nella seconda edizione a dicembre del 2018. Sicuramente abbiamo in mente di ampliare la scenografia, l'ambientazione, ma soprattutto lavorare sulle diverse botteghe e quindi fare proprio uno studio storico dei diversi mestieri e creare una sorta di museo permanente di quelli che sono gli attrezzi che venivano utilizzati una volta, proprio per conservare la memoria storica di quelli che erano i mestieri di un tempo.